Una solidarietà senza confini più grande di quella che ci si poteva immaginare è partito ieri il TIR della LC3 con destinazione Ucraina, caricato a Gubbio dai volontari di Sor Daniela Cancilla, pieno di beni di prima necessità. Oggi sempre da Gubbio è partito un secondo camion che porterà a Milano quanto raccolto dalla comunità di Semonte, da dove un autista ucraino con il suo mezzo lo porterà in Ucraina per poterlo distribuire ai profughi della guerra che si ammassano sul confine ovest del paese. Il tutto nato dallo spirito solidale di una signora e di chi l'ha voluta aiutare. Ho lanciato io questa iniziativa con alcuni amici della parrocchia di Semonte eh, perché sono amica di due donne ucraine che abitano qui da vent'anni e poi tutta la comunità di Semonte eh, è venuta incontro a noi eh, aiutandoci a, a fare questa iniziativa. Il volantino che abbiamo fatto girare sui social è stato la, un appello che poi ha raccolto tutta la città e anche dei comuni dei dintorni. Abbiamo ricevuto aiuti da Fossato, da Umbertide, da ovunque. Quindi quello che doveva essere un piccolo aiuto è diventato una palestra piena. E piano piano, oltre alle centinaia di persone che sono giunte a donare, se ne sono radunate centinaia che ci hanno aiutato a selezionare, catalogare, impacchettare queste. Spedizioni. Abbiamo già mh, potuto spedire in Ucraina grazie ai contatti diretti di queste due signore. Abbiamo spedito tre autobus stivati di medicine, cibo soprattutto per l'infanzia e anche per adulti, naturalmente che è arrivato già, come abbiamo avuto testimonianza dalle foto che ci hanno poi trasmesso dall'Ucraina, questi tre autobus hanno già potuto rifornire un ospedale e un orfanotrofio, oltre a un piccolo paese che si trova però a raccogliere centinaia di migliaia di profughi interni. Se Monte riuscite a raccogliere anche soldi per sostenere i costi di trasporto attualmente altissimi e quanto resterà di non inviato verrà devoluto ai profughi che sono già arrivati in città almeno 50 le persone che sono state già aiutate con indumenti e quanto necessario per le prime esigenze.